Nicola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono con Nicola Giuntini, presidente dei panificatori della provincia pistoiese. Nicola, il pane toscano è una delle nostre tradizioni. Sì, è la cosa forse più determinante, più caratteristica. Addirittura qualcuno la chiama il coinè della Toscana, cioè il fatto del pane senza sale. La storia ci dice che i pisani misero la tassa sul sale per contrastare la crescita dei fiorentini. I fiorentini smisero di usare il sale dove potevano. Per fare il prosciutto il sale ci voleva, ma per fare il pane si poteva fare a meno. E da qui la tradizione del pane senza sale, poi accompagna sicuramente i nostri i piatti senza coprirli, senza esaltando quello che poi ci si mette sopra, che sia il prosciutto, che sia il formaggio, che siano tutte le nostre eccellenze qualitative. Senti, avremo da parlare ovviamente di tante cose, anche delle ricette, dalla pappa al pomodoro alla ribollita, che si possono fare con questo pane che dura anche quando è raffermo. Sì, perché la particolarità dell'essere senza sale sta nel fatto che il sale è igroscopico, per cui il pane salato dopo un po' di ore dalla cottura tende a mosciarsi, a diventare froscio, perché non perché il fornaio l'abbia poco cotto, ma semplicemente perché assorbe umidità dall'ambiente. E il pane senza sale invece tende a rimanere croccante nel tempo, creando qualche problema al fornaio, perché insomma fare il pane senza sale insomma qualche problema rispetto al sale ci sa, perché il sale fa anche da controllore della lievitazione. Senti, saltiamo per un attimo la schiacciata, che è un altro coinè della Toscana, dei prodotti anche pistoiesi, che va veramente per la maggiore. E invece parliamo della Toscana in bocca. Lì avrete uno stand e avete anche un'idea, permettimi il titolo, sfiziosa. Sì, esattamente, esattamente. Allora, tanto per cominciare, ringrazio di essere stato invitato da Confcommercio a mettere in piedi questo stand, che è uno stand non aziendale ma sindacale, cioè che rappresenta tutti i fornai della provincia di Pistoia, dove tutti collaborano in collaborazione anche con l'Istituto Alberghiero di Monte Carini. E l'idea è quella di fare la focaccia tipo Pistoia a tamburo battente continuamente per gli assaggi. Quindi la vedremo proprio sfornare, produrre e fare in tempo reale. E poi si vorrebbe fare in collaborazione con i vari ristoratori, e l'idea è questa, di fare dei panini sfiziosi che siano abbinati al cibo che il cuoco propone, per cui per esempio un pane al limone per il pesce, piuttosto che un pane alle rape per il maiale, piuttosto che i pani alle varie aromatizzazioni per i formaggi. E si pensa con questo di far proprio passare l'idea che fare queste cose è un'eccellenza, una grandissima eccellenza della nostra terra. Perfetto, allora niente, noi ci vedremo sicuramente alla Toscana in bocca. Schiacciate questi panini, queste idee sfiziose. E l'invito è venite, mangiate. Bene, grazie Nicola, buon lavoro, perché qui lavoriamo a ritmo continuo, siamo nel tuo forno. Sì, grazie. Bene, grazie, ciao Nicola, grazie.